facciamo? Chiediamo o vai tu? Il secondo gol, come si prende? Fa prendere un secondo gol così, Francesco, per dire. Ma... dopo che hai combattuto per 90 minuti. Sì, purtroppo. Purtroppo abbiamo pagato in maniera feroce una clamorosa disattenzione. D'altra parte, quando un club lavora con un certo tipo di progetto, bisogna mettere in conto anche che la gioventù, l'inesperienza, il fatto di non essere mentalizzati in maniera magari profonda ancora ci espone a qualche rischio di questo tipo, e quando succede può essere delle volte indolore, delle volte può essere atroce, in questo caso è stato atroce. Ecco, quindi peccato, perché avevamo mascherato una serata non molto positiva, no, da parte nostra, ma lo sapevamo perché non avevamo fatto pretattica. Il Sanchez era in dubbio e non ha giocato, ha sentito fastidio proprio poco prima di scendere in campo, ho deciso di non rischiare. Isla e Totò hanno stretto i denti, Himmler era fuori, non siamo riusciti, ma lo sapevo, non potevamo fare una delle nostre partite perché avevamo troppi problemini che purtroppo ci portiamo dietro dal giorno che abbiamo battuto il Catania. Da quel giorno 10 giocatori sono partiti, sono ritornati. Chi più, chi meno, scassato, con qualche cosa da rimettere a posto. E il fatto di essere riusciti a rimettere in piedi una partita così complicata al cospetto di una grande squadra, secondo me ci poteva dare ancora forza, ancora spinta, non che noi ritenessimo la Roma fuori anche dalla lotta, anche se avessimo pareggiato. Ma ci dava morale. Però non dobbiamo perdere di morale, perché la lotta è ancora più serrata, è rientrata anche la Roma. E se possibile, se ritroveremo la salute, io ho bisogno solo di questo da parte dei miei giocatori, e penso che lotteremo fino alla fine. Sì, l'hai rivisto? L'ho rivisto. E che cosa hai visto? Ho rivisto e non ho nessuna... Insomma, io non giudico, ma accetto sempre, accetto anche questo episodio. Vuol dire che il signor D'Amato non l'ha visto, perché sennò non poteva non concedere calcio di rigore, perché per Rocca ha fatto un fallo molto vistoso. Evidentemente il direttore di gara non l'ha visto. Ma lei crede, mister, alla sudditanza psicologica? No, io voglio credere al mio lavoro e voglio credere a che se una squadra è più brava di un'altra, arriva prima di un'altra. Quindi non la pensi come lo dico, perché è già più deciso? Ma io no, io penso che se no non staremo qui a battagliare, ad arrabbiarsi, ad arrabattarsi. Bisogna, sicuramente, delle volte bisogna inghiottire la lingua, perché ti verrebbe da recriminare, ma credo che la strada migliore sia quella di andare avanti e pensare di più al lavoro. E noi torneremo là. Lei sa di recuperarlo? Io spero proprio di sì. Mi ha rubato un po' di curiosità su Sanchez, allora cambio domanda e le chiedo solo se senza Sanchez, se tutto non va meglio, la sensazione è che non ci siano ricambi. Ci dica la sua sensazione, perché è molto importante. Lottare fino alla fine senza ricambi è possibile, mister? Non è vero che non abbiamo ricambi. Abbiamo la possibilità di alternare qualche giocatore, e chi ha giocato ha sempre dato il massimo, ha sempre fatto anche, secondo me, bene, perché quella striscia lunghissima non l'abbiamo fatta proprio sempre con gli stessi. Quindi no, io credo che dobbiamo recuperare la salute di tutti, perché ce ne sono 4 o 5 che hanno qualche piccolo acciacco, e giocare non in perfette condizioni fa sì che il rendimento individuale, quindi collettivo, non possa essere al massimo. Io avrei solo bisogno di questo, perché Totò poteva giocare ma aveva fastidio, Isla ha stretto i denti come Totò, poteva giocare ma aveva fastidio, Sanchez avrebbe potuto giocare ma aveva fastidio, quando mi ha detto che il fastidio era un po' più pesante ho lasciato perdere, Himmler era squalificato e magari ce n'era anche dentro qualcun altro che è rientrato dalle nazionali non proprio in sintonia, perché purtroppo noi abbiamo questo tipo di spada che in
bombe su di noi. Questo è. Se abbiamo la salute, sono convinto che lotteremo fino alla fine. Un'ultima cosa io volevo chiedere. Lei prima parlava appunto anche di gioventù, di un progetto che la società sta portando avanti con giocatori giovani, però le gare internazionali dovrebbero dare esperienza, non è un po' un controsenso questo? Dipende da, dipende da un sacco di cose, fatto sta che questo è il nostro modo di lavorare, io lo accetto, lo accetterò, l'ho accettato, mi fa piacere, mi inorgoglisce, so che ci sono... come dire, che si corre qualche rischio, perché se no facendo una squadra di tutti i trentenni oggi quel gol non l'avremmo preso di sicuro, ma noi vogliamo rischiare sul futuro, vogliamo rischiare sulla crescita, vogliamo rischiare sul progetto, e qualche volta purtroppo bisogna andare a casa e prendere una pastiglia per, o due per dormire, ma da domani si ricomincia, è tutto qua. Grazie.